continuamente l'esperienza è questa, che i poteri sociali esistenti si formano, impongono i loro ordinamenti e rispetto ad essi i singoli si trovano in posizione di dipendenza. Perché? Ecco, perché questa struttura della realtà è una struttura complessa, non riducibile a ragione, completamente studiabile, per carità, attraverso alcuni tipi ideali, e soprattutto è una struttura percorsa, ecco, percorsa dal potere, fatta. Se la sostanza di cui è fatto il mondo è il potere, altro che soggetto. Il potere che potere è il potere dei soggetti, dei singoli, però diventano gruppi e impongono forme di dominio, tutte forme di dominio mobili, contingenti, transitorie, finché volete, ma ci sono.